edicola di martedì 19 febbraio al Caffè Royal. E allora, si sta scatenando il gossip più duro, più feroce, sui social, in televisione. Le parole di Collovati, le lacrime di Wanda Nara, Wanda, la Wandissima dopo la Osiris, la risposta di Marotta che tende a dare una mano alla moglie, alla compagna, ma soprattutto alla manager di Maurizio Icardi, e il Napoli che non segna. A mio giudizio questa è la notizia più di tutte quante le altre. È un Napoli che oramai, dopo il boom della scorsa stagione, è una squadra che sta vivendo un momento, non dico di transizione, ma indubbiamente di difficile collocazione nell'ambito del campionato italiano, dove la Juve cannibale ha distrutto praticamente le resistenze di tutti e soprattutto ha distrutto la voglia degli spettatori di andare ad assistere alle partite. C'è solo un posto per il quale si lotta, è la quarta posizione nel campionato, perché tutto sommato anche le retrocessioni, tranne l'ultima, sembrano già designate dall'inizio dell'anno, con Frosinone e Chievo penalizzato, che sicuramente non avevano le chance e soprattutto la struttura a livello di organizzazione tecnica per poter rimanere in Serie A. Il Napoli è in una sorta di limbo. Qualcuno l'ha definita transizione questa stagione, ma non è corretto, perché Ancelotti doveva e credo che stia preparando, dopo l'addio soprattutto di Hamsik, il Napoli della prossima stagione, il Napoli che verrà. E allora mi permetto alla Dalla di dire al presidente: caro amico, ti scrivo così, mi distraggo un po', perché il prossimo campionato è quello che diventa la vera chiave di svolta della tua presidenza. A Napoli si dice: o ricco marinar o povero pescatore. Tu sei al bivio, caro Aurelio De Laurentiis. Il prossimo mercato è quello decisivo per collocarti e rimanere nell'empireo del calcio internazionale, o altrimenti rischierai di scomparire se non riuscirai, tra l'altro, a vendere bene questa tua creatura, perché è una tua creatura, ma è anche un po' mostruosa, perché è una creatura che ha solamente un patrimonio, il marchio Napoli e il patrimonio giocatore, un patrimonio attivo. Non ha un immobile, non ha una sede di allenamento, non ha una cantera, non ha una foresteria per il vivaio. Hai agito bene per la tua Filmauro, hai agito bene per il Napoli finché hai potuto resistere alle tentazioni di non far fallire la Filmauro, di cui il Napoli è una piccola parte, ma questo non tutti lo sanno. Ora si aprono spiragli e prospettive importanti, se Ancelotti vorrà fare l'Ancelotti anche manager. Sicuramente può contattare giocatori di un certo livello, visto che il tuo tesoretto di circa 115 milioni tu lo tieni ancora conservato, e soprattutto visto che con le cessioni di qualche pezzo importante, che mi auguro non sia Koulibaly, tu possa anche incrementarlo per poterlo investire, come facesti con la cessione di Cavani, per comprare giocatori del calibro di Albiol, Calleon, lo stesso Koulibaly, anche se giovanissimo e così conosciuto, Higuain, e che tutto sommato sono ancora oggi le colonne portanti di questa squadra che ha bisogno di un restyling profondo. Il campionato è andato,
l'Europa è un sogno difficile, ma non impossibile, perlomeno per arrivare tra le prime quattro. E sarebbe importante per mantenere una fascia alta anche nel prossimo sorteggio di Champions, della prossima stagione. Però tocca a te oramai. Ancelotti forse ha dato una sopravvalutazione della rosa che non corrisponde appunto al reale valore di questi giocatori, che sono buoni giocatori, ma non sono giocatori in grado di vincere la partita, di trascinare l'uno l'altro, come è successo dopo quel famoso patto nella scorsa stagione. Quindi direi che è compito tuo, e spetta soltanto a te, capire se questo Napoli può diventare una bella di notte a livello internazionale, o deve rimanere una crisalide che non diventerà mai farfalla e non spiccherà mai il volo per vincere qualcosa di importante. Grazie.